persone che vivono nel 3021. Gente col cui superiore Elon Musk. Tipo noi che utilizziamo i pannelli fanassorbenti sul tavolo. È stracomodo come portaoggetti. Va che figata. Ma credo che in questa compilation che andremo a vedere c'è gente che ci batte a mani basse. Tipo lui. Sta riempiendo 4 annaffiatoi contemporaneamente. Sfruttando i vasi comunicanti, credo. No, sta sfruttando la forza in Gesù e l'amore delle preghiere. Forse Maometto. Forse qualche divinità indiana. Forse di Catanzaro. Ma veramente io sono di Catanzaro. Non so se è nel 3021 o è nella tomba questo bambino, però è proprio fiero. È riuscito a rendere inquinante pure un longboard. Ho chiesto a mia madre di portarmi il caricabatteria al piano di sotto. Lei mi ha risposto: chiama il cane. Ha legato al collo del cane il caricabatterie. Questo non viene dal futuro, viene dal medioevo. Facevano ste cose con i piccioni viaggiatori. In periodo di quarantena non si poteva andare dai barbieri. C'è chi ha risolto col fai da te. Io mi sono fatto tagliare i capelli da mia madre, con risultati modesti. I barbieri l'ultima volta mi hanno detto: ma chi ti ha fatto sta roba? Mia madre. Allora ha smesso di insultare il suo operato. Perché di solito lo fanno per insultare il barbiere che esatto. Hai cambiato. Ma chi ti ha fatto sto schifo? Sì, l'ultima volta mi sono venuto da te perché non avevo tempo. Madonna, cioè non riesco più a aggiustare niente. Qui ti prego vieni da me 3-4 volte, così almeno rimaniamo col mio taglio. Ma chi ti ha fatto sta roba? Mia madre in quarantena. C'è chi invece il fai da te l'ha preso molto sul serio e ha portato tutto al next level. Sta streamando su un televisore davanti a sé una fotocamera che gli inquadra la nuca. Notevole. È un preservativo. Non ho capito. È un po' tardi per l'aborto, suppongo. Durante la messa, la fake Bibbia per leggere il cellulare. Suppongo sua moglie lo stesso obbligando. Vabbè, è battesimo probabilmente, sai. Ah, quelle cose quando ti invitano e tocca andarci perché sennò non sei un buon amico, non sei un buon padrino. Era il battesimo di mio figlio? Ma io potrei rischiare l'autocombustione. È il battesimo di mio figlio. Non sei un vero amico se non viene il battesimo di mio figlio. Ma io veramente non sono credente. Il battesimo di mio figlio. Perché comprarsi un cellulare di ultima generazione quando puoi zoomare utilizzando un cannocchiale? Obiettivo telescopico. Una tecnica simile l'ho utilizzata all'università. Arrivavo sempre tardi, quando facevo anche... Per copiare? No, avevo delle lezioni di economia. Per guardare il culo alle tipe? No. Per leggere la lavagna, arrivavo tardi, ero in ultima fila, non leggevo niente. Allora prendevo il telefono, zoomavo e si leggeva da Dio. Ma un paio di occhiali no. Non è questione di occhiali, camper, è questione che anche con gli occhiali a 45 metri davanti a te una cosa grande così non la leggi. L'ultima volta che ho detto al mio oculista non leggo la lavagna a scuola, mi ha risposto con: e certo, ti mancano 7 diodrie. Questo dovrebbero commercializzarlo. Take my money. Perché, cioè, io mi domando perché i barbieri non abbiano tutti quel lenzuolo lì. Tra l'altro, puoi anche assicurarti che il tuo cliente non si stia segando mentre tu gli tagli i capelli, che è un vantaggio anche per il parrucchiere, oltre che per il cliente. Lo voglio! Perché non ci ho pensato prima, forse, volevi tu dire. Tu non hai idea di quante cicatrici ho per l'olio bollente sulle mie mani. No, quando ordini da sport non hai questo tipo di problemi. Ma io ho delle particolari esigenze quando friggo. Deve esserci tanto olio così. Così viene più buona la cotoletta. Solo che schizza olio ovunque e io ho le mani maculate. Se arrivi a 30 anni, penso ti diano una medaglia d'onore. Amico mio, non devi fare una foto, devi chiamare l'ambulanza perché tuo padre mi sa che... Sta male. Un po' come quando... Oh, guarda, il mio pesce rosso si sta divertendo a pancia in su. No, il tuo pesce rosso non sta facendo le acrobazie. Il papino non sta riposando. Pigrizia o efficienza? A noi la scelta. Efficienza credo poca, nel momento che immagino un solco grosso così al passaggio di quelle ruote. Non ho capito. Penso sia una pornoattrice? È per gli schizzi magari? Ah no, scusate. È per lavarsi la faccia senza perdere il make-up agli occhi. Ok, noi non possiamo capire, credo. No. Sì, ma ti rimane il solco. È sicura che non vuole levarsi quel make-up? Non una grande idea. Ma che ne so, sono un uomo. Come fare un disastro nel tuo condominio, parte 1.
quanta acqua c'è su quel solaio? Allora, io ho comprato una piscina qualche anno fa perché la volevo nel terrazzo. Ho guardato quanto regge il mio solaio. Potevo metterci 30 cm di acqua, se no probabilmente mi crollava al piano di sotto. Qui siamo 15 volte oltre il peso per legge consentito, credo. Ma mi sembra un po' troppo body shaming però, eh. Non il bambino, la quantità di acqua. Non ho capito. È una tavoletta del cesso. Oh. Ma che cazzo gli ha detto il cervello a questo? Ma tu tagli qualcosa, vola tutto destra e sinistra. Nel senso, qui non è fisso, qui sta ondulando la tavoletta, parliamone. Fai un po' troppa pressione sul piatto o ti spezzi la cervicale? O ti finisce la tavoletta nei maroni, scegli un po' tu. No, ma c'è un airbag se noti. Questo mi mancava, veramente, wow. Quando sei molto povero e molto pigro contemporaneamente. Che schifo. Che cazzo. Queste sono le idee da Leo. Leo farebbe se troviate qui. Visionario. Ha collegato il trolley allo zaino. Queste cose le ho provate anch'io. Dopo due passi si ribalta il trolley. È un'idea del cazzo. Il cartone si inzuppa di latte. No. Tu smetti di mangiare i cereali, ma ti mangi il cartone, manco te ne accorgi probabilmente. Tu non sei nel 3000, lui sì. I cornflakes sono ancora nella confezione di plastica. Ha fatto un taglio pure nel sacchetto. L'unico problema è che mezzo chilo di cornflakes per colazione poi sono un po' troppi. Ma chi siamo noi per giudicare? Per cortesia chiamate gli assistenti sociali. Levateli l'affidamento. Quel bambino è in pericolo. Questo è molto da te. Queste sono le mie idee. Sì, del cazzo. Per risparmiare quei due secondi rischiamo di distruggere tutto. Questa è da me. Ma con che precisione verrà tagliato quel prato poi? Abbiamo appena spiegato come fanno i cerchi nel grano. Gli alieni. No, un palo in mezzo al campo. Un condizionatore. Ma quanta energia genera quella macchina per andare e avere pure un condizionatore che è attaccato? Quando ti puoi permettere di sprecare un litro di benzina al giorno, perché tanto il petrolio lo caghi dal culo? Cosa, scusa? Hai fatto il codino! No, è geniale! Non è geniale, fa malissimo! Alla bambina le hanno detto, tieni forte al tavolo! E lei che stendeva fortissimo, lo vedevi? Terrorizzata, figa! Questo lo so. È come fare un uovo in camicia. In che senso? Scherzavo. No, non credo. È per scongelare i vetri. Non so, credo che al Trento non basti. Io ho le spatole per mettere lo stucco sui muri che li uso per il vetro della macchina quando c'è tanto così di ghiaccio sul mio vetro. Qui fa così tanto freddo che tu prendi la borsa dell'acqua calda, la metti sul ghiaccio, si gela la borsa. E si è già congelata. Mi sembra un parkour di Minecraft questa cosa. Ti metti i cubetti davanti per saltare, non finire nella lava. What? Bellissimo. Fatti che questa cosa è tipo super mega ASMR. Non so come potrà mai tornarmi utile nella mia vita, ma figo. Questo era l'ultimo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi per supportare il canale. Fateci sapere se anche voi vi vedete nel 3021 o se siete nel 1936. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!